Con la lezione di oggi cominciamo ufficialmente la trattazione del verbo, altra parte declinabile o flessibile del discorso, e in un certo senso anche l'elemento più importante all'interno di una lingua parlata o solo scritta che sia, come il latino. Già il fatto che lo chiamiamo verbo o verbum in latino, ovvero parola, questa cosa rende molto bene l'idea che sia proprio appunto il verbo la parola per eccellenza, la parola con la P maiuscola, l'essenza della parola. Quasi il verbo fosse una componente linguistica superiore alle altre, per non parlare poi degli evidenti significati, anche religiosi, che la parola verbum, calco dal greco logos, assume. Nelle sacre scritture, non a caso, Gesù Cristo è il verbo di Dio, cioè Dio ha creato il mondo parlando, attraverso la parola, insomma. Ovviamente tralasciando eventuali approfondimenti sulle svariate accezioni associate e associabili alla parola verbum, è ora abbastanza chiaro che il verbo, da tutti i punti di vista, è il termine essenziale all'interno di una frase, di una proposizione o di un enunciato, in quanto il verbo caratterizza il significato di insieme, mentre tutto ciò che gira intorno al verbo stesso è in un certo senso di livello accessorio, perché non fa che aggiungere ulteriori informazioni all'azione già espressa dal verbo. Da ciò, anche in fase di traduzione dal latino, si spiega l'importanza di sottolineare sempre i verbi e di partire dal verbo prima di tradurre, perché il verbo in sé, come poc'anzi detto, fornisce tutte le informazioni necessarie sul soggetto dell'azione e su eventuali complementi, tipo presenza di complemento oggetto se il verbo è transitivo o di complementi indiretti se il verbo è intransitivo. Se dico mangio, mangio è già una frase di senso compiuto, che attraverso la O, desinenza della prima persona singolare del presente dell'indicativo di mangiare, individua il soggetto che sono io. Mangiare è anche un verbo transitivo che risponde alla domanda che cosa. E come mostrato nel secondo esempio, mangio una mela, mela è il complemento oggetto richiesto dal verbo mangiare. Mangio una mela è dunque un enunciato di senso compiuto, costituito in modo elementare da soggetto, predicato e complemento oggetto. Posso eventualmente arricchire questo mio enunciato con altri complementi, scrivendo, come riportato nella frase 3, un enunciato del tipo mangio una mela tutti i giorni dopo pranzo, e introducendo pertanto due complementi di tempo aggiuntivi che rispondono alla domanda quando, complementi di tempo determinato, tutti i giorni e dopo pranzo. Vedete che, arricchimenti a parte, il verbo mangiare, anche da solo, mangio, ha già un suo preciso significato. Com'è possibile dire io mangio? Allo stesso modo possiamo dire tu mangi, egli mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano, azione presente. Ma l'azione può anche svolgersi nel passato. Io mangiavo, io mangiai, io ho mangiato. E qui l'italiano complica abbastanza le cose, perché consta di tre diverse forme di passato. Dunque, rispetto alla flessione dei nomi, pronomi e aggettivi, il verbo ha una sua coniugazione specifica, con desinenze dedicate a seconda del pronome io, tu, lui, lei, noi, voi, essi, cioè persone singolari, io, tu, lei, lui, e persone plurali, noi, voi e loro. Nel caso del participio, poi, incluso nelle cosiddette forme nominali del verbo, che tratteremo nello specifico in una lezione a parte, la coniugazione cede il posto alla flessione. Il participio come modo ha due tempi in italiano, presente e passato, e ha tre tempi in latino, presente, passato e futuro. Ma esattamente come in italiano, anche in latino il participio non si coniuga ma si flette e dunque ritorna un accordo. Nello specifico del participio latino, in genere numero e caso, quest'ultimo naturalmente escluso dall'italiano. Ecco perché parliamo di participio come di una forma verbale che effettivamente partecipa di una doppia natura: verbale, perché è un modo che ha i suoi tempi, e aggettivale o sostantivale, perché presenta una flessione, in genere numero e caso. Parliamo sempre del latino, naturalmente. In italiano abbiamo solo accordo in genere e numero, data la scomparsa dei casi.
Se trovo scritto pagina letta e libro letto, chiaramente il participio letta-letto è passato in quanto a tempo, dunque in natura verbale, ma come aggettivo, letta e letto devono concordare in genere e numero con pagina, che è singolare femminile, il libro, che è singolare maschile. Idem, pagine lette, libri letti. La situazione ripropone lo stesso discorso, ma il numero è ovviamente plurale. Se tuttavia è vero che in italiano abbiamo perso l'abitudine di distinguere forme nominali e non nominali del verbo, in latino è importante operare questa distinzione. E come vi dicevo, un maggiore approfondimento sulle forme nominali del verbo ve lo darò in seguito, quando avrete alle spalle più nozioni grammaticali e una conoscenza della lingua latina più solida e strutturata. Continuiamo dunque questa nostra lezione dedicata alle caratteristiche generali del verbo latino. Se abbiamo studiato nelle precedenti lezioni che i sostantivi latini si possono idealmente raggruppare in cinque declinazioni e due classi di aggettivi, i verbi latini possono essere classificati in quattro coniugazioni, una in più dell'italiano. Prima coniugazione, verbi con infinito in are, come laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare, che significa lodare. Seconda coniugazione, verbi in aere con enlunga, come moneo, mones, monui, monitum, monere, che significa ammonire. Terza coniugazione, verbi in aere con e breve, come lego, legis, legi, con e lunga, lectum, leggere, che significa leggere. E infine, quarta coniugazione per i verbi in ire, come audio, audis, audivi, auditum, audire, con significato di udire.